La seconda dimensione è inevitabilmente di tipo macro, perché da un lato c'è un aspetto negativo che è stato richiamato anche oggi, la fuga dei cervelli o comunque purtroppo l'esportazione di tante competenze che da questo paese se ne vanno perché o non hanno prospettive di carriera oppure il lavoro non è adeguatamente retribuito, e sono ambedue purtroppo due tristi verità. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia rispetto a questa dimensione, che il nostro paese, povero di tante altre cose, invece tremendamente ricco di intelligenza, e su questa risorsa va costruita una frontiera, un orizzonte di sviluppo futuro. Allora,